Le persone sole le puoi manovrare come vuoi, perché la solitudine è una condizione di minoranza, è una condizione di fragilità per noi. Le persone, quando sono sole, le puoi portare dove vuoi, perché la solitudine per noi è insopportabile. Quindi vedete, il male ti convince che è un affare essere soli, ma quando ti ha reso solo, ti ha reso fragile e quindi ti porta dove vuole lui. Questo peccato originale inizia esattamente in questo modo. Viene messa in discussione l'affidabilità di Dio. Da quel momento in poi è come se qualcosa in ognuno di noi, noi nasciamo, la vita ci è stata data dal Signore, noi siamo liberi, siamo fatti a sua immagine e somiglianza, eppure c'è qualcosa dentro di noi che si difende nel rapporto con Dio. Noi facciamo resistenza a fidarci fino in fondo di Dio. Se dovessimo dire in che modo si manifesta il peccato originale, per noi si manifesta in questo modo. Facciamo difficoltà ad affidarci fino in fondo di Dio. E quali sono i sintomi più diffusi del peccato originale? Due fondamentalmente: il senso di colpa e la paura. Quando Adamo ed Eva mangiano di quel frutto, succede loro questa trasformazione. Diciamolo meglio: quando smettono di fidarsi di Dio, cominciano a sentirsi perseguitati dalla colpa e cominciano ad avere paura. Quando una persona ha la vita piena di senso di colpa e di paura, ditemi, che libertà ci può essere se tu hai paura? È la paura che decide al posto tuo. Che libertà può esserci se tu pensi di fare schifo? Perché la colpa produce questo, eh? Non ti stimi più. Puoi essere libero se tu pensi di non valere nulla? La colpa e la paura sono i sintomi più esistenziali del peccato originale. Ora, questo è il paradosso. Siamo stati creati da Dio, siamo fatti liberi, ma ci portiamo addosso un condizionamento che non ci permette di essere liberi fino in fondo. Cioè, ognuno di noi è condizionato dalla colpa e dalla paura. Ora, perché Gesù viene nel mondo? Per liberarci da questo. Per toglierci di dosso questa tara che non ci permette più di essere liberi fino in fondo. Noi non assomigliamo più veramente a Dio finché non siamo liberi, ma abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi fino in fondo. Quando nella teologia si dice Gesù ci ha liberati dal peccato, questo significa fondamentalmente che ci ha tolto il peso della colpa e ci ha tolto la paura. Chissà quante volte avete sentito quello che sto per dirvi. Sono i biblisti che hanno fatto questo calcolo. I biblisti si sono messi a contare quante volte nella Bibbia è presente l'espressione non avere paura. 365 volte. Quasi a voler dire che ogni giorno il Signore trova modo di dirti non avere paura. Se una persona dovesse domandarci perché sei credente, che cos'è che dovrebbe portare di più la fede dentro la tua vita? Una processione, una festa? A che cosa serve aver fede? A che cosa serve avere una vita spirituale? A non far comandare più il senso di colpa e la paura. A questo serve la fede. Ora, che cosa ha fatto il Signore nella storia della salvezza? Una creatura rispetto a tutte le altre, attenti, non una creatura qualunque, una donna. Eva è l'unica che può parlare perché è capace di interiorità. Dio sceglie ancora una volta, non è che dice la prima volta è andata male perché ci siamo fidati di una donna, adesso nella seconda cosa troviamo qualcun altro. No, sceglie ancora una volta una donna, perché una donna è un potenziale, capace di poter far questo. Sceglie una donna, e questa donna è Maria, e le fa un dono particolare, la preserva da questo peccato, cioè la fa nascere libera da questo condizionamento. Maria non è succube della colpa e non è succube della paura. È una creatura umana, una creatura come tutti gli altri, una creatura che ha domande, crisi, che vive, che lava i panni, che sorride, che piange, che ha delle amiche. Vi prego, non togliete l'umanità a Maria,
Io lo so che l'abbiamo messa in alto nelle nostre chiese e a un certo punto l'abbiamo divinizzata fino al punto da togliergli l'umanità, ma Maria è pienamente umana, ma è pienamente libera. Perché questa donna è completamente libera dalla colpa e completamente libera dalla paura. Solo da una creatura così poteva nascere Gesù. Ma non solo il Signore sceglie questa donna per far entrare Gesù nella storia, ma sceglie questa donna perché sia di aiuto a ciascuno di noi. Vi faccio un esempio e vi chiedo scusa se è un esempio terra terra e non è un esempio da padri della Chiesa. Ma se tutti noi in questo momento fossimo ciechi e dovessimo uscire da questa chiesa per andare da qualche parte, abbiamo bisogno che almeno uno ci veda. Allora cosa fa il Signore? Per amore di tutti, a una persona gli apre gli occhi, affinché aggrappandoci a questa persona noi andiamo dove dovremmo andare. Quindi il Signore fa una grazia a questa donna, non per fare predilezione nei confronti di una persona sola, ma perché sta pensando a tutti, fa una grazia a lei per fare una grazia a tutti. Capite che l'Immacolata Concezione non è un affare per Maria, è un affare per noi. Perché se questa donna è libera, questa donna può aiutarci. Se questa donna non è succube della colpa e della paura, questa donna ha una cosa che noi non abbiamo, è lucida, è veramente libera. Quarto appuntamento. Tu, Letizia di Israele. Bene, ok. Allora, cosa dice Pio XII? Con te Israele finalmente gioisce ed esulta. Maria, che è una ragazza allegra, come abbiamo già detto, perché è una giovanotta che se ne va da sua cugina vecchietta Elisabetta, va a cantare, l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, danza e canta ed è felice e gioisce. C'ha una Letizia, questa Letizia è diversa. Pio XII: la Vergine di Sion ha dato alla luce colui che aspettavamo nel buio della storia, la grande luce di Cristo, portatore della vera pace. È una Letizia che è un dare alla luce qualcosa. Oh, vediamo un po'. Noi di Letizia ne abbiamo abbastanza poca in genere. Noi questa cosa della Letizia la capiamo poco, perché noi vogliamo l'appagamento, la soddisfazione, cioè vogliamo riempirci. È interessante la parola Letizia, che in italiano ci permette di metterci sulle tracce del vero significato, proprio dell'autentico vero significato di questa parola nella nostra vita, nella nostra avventura di uomini, di persone, di cristiani. Letizia è una parola che viene da letame, che non è una cosa molto, 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 diciamo così, profumata, no? È roba povera. Però il letame produce fecondità. I contadini, gli agricoltori hanno imparato a spargere questa cosa povera che però produce frutto. La Letizia è collegata alla fecondità. Tu, Letizia di Israele. Israele doveva diventare fecondo, doveva sbocciare nel Messia. Israele aveva la legge e la legge non è feconda. La legge è come le analisi del sangue, solamente ti dicono come stai. La legge solamente ti situa, è importante, è una luce, è una diagnosi, ma non è una cura ed è interessante. La vera Letizia è fecondità. La vera Letizia non è riempire la mia vita, ma produrne altra. La vera Letizia è la vita che dai, in cui sbocci. È una questione di maternità. Una donna è fecondabile e una volta che è fecondata ha la letizia della vita. La vita deve nascere. Non c'è altra maniera per avere la vita che nascere. E per nascere bisogna essere fecondati. Bisogna quindi essere fecondi. È la nostra fecondità l'origine della nostra letizia, cioè la letizia vera viene quando ti lasci fecondare, cioè smetti di pensare che tu sei fatto per essere tu. No, tu sei fatto per diventare padre.
tu sei fatto per diventare madre. Tu non sei fatto per occuparti della tua vita, ma per occuparti della vita di qualcuno. La gioia vera è quella che procuri, quella letizia che è una allegria che viene dal fatto che quello che hai fatto ha fatto rallegrare qualcuno, ha consolato qualcuno. Sono tutte le opere di misericordia, no? Le 14 opere di misericordia, quelle corporali e quelle spirituali. Tutte sono importantissime, tutte quante preludono ad una pace particolare, perché guardiamo bene come la descrive Pio XII. Aspettavamo nel buio della storia. La storia era buia perché doveva sbocciare, doveva diventare feconda come la notte che è gravida del giorno. La storia aspettava e questa cosa che sboccia non è, non so, la perfezione, non è la tranquillità, no, è la fecondità. È la vita, che è la vita che abbiamo visto nella giornata precedente, che è la vita unita a Dio. Quando la vita umana, che di per sé è povera, si unisce a Dio, allora diventa gloria, come dicevamo ieri appunto. Il buio della storia è la grande luce di Cristo, portatore della vera pace, della vera pienezza, di quella cosa grande per cui vale la pena di vivere. O Letizia di Israele, dona al mio cuore la pace che ha portato il tuo figlio Gesù. Sì, questa è roba nuova, questa è roba che porta solamente Cristo. Noi possiamo produrre tante cose, ma in realtà saranno semplicemente fabbriche. Fabbrichiamo cose, ma generare cose, quello è per la potenza di Dio. Dio ha la capacità di generare nel mio spirito e di farmi sbocciare in qualcosa che è più grande di me. Siamo tutti terra da fecondare. Veramente dobbiamo chiedere in questa parte di questa novena di essere fecondi, di essere fecondati. Un po' possiamo dire, oh Signore, serviti di me, dai, prendimi, fecondami, dammela quella vita che tu puoi generare in me. Bello, no? Novena all'Immacolata, quarto giorno, 2 dicembre. Rallegrati, esulta, figlia di Sion, perché ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te. Oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo. Ed egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Zaccaria, capitolo 2, 14-15. Regina nostra, inclita Madre di Dio, ti preghiamo, fa che i nostri cuori siano ricolmi di grazia e risplendano di sapienza. Rendili forti con la tua forza e ricchi di virtù. Su noi effondi il dono della misericordia, perché otteniamo il perdono dei nostri peccati. Aiutaci a vivere così da meritare la gloria e la beatitudine del cielo. Questo ci conceda Gesù Cristo, tuo Figlio, che ti ha esaltata al di sopra degli angeli, ti ha incoronata regina e ti ha fatta assidere in eterno sul fulgido trono. A Lui onore e gloria nei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.